È stata inaugurata ieri a Casale Monferrato la mostra di San Giuseppe, si protrarrà fino al 21 marzo prossimo, il biglietto di ingresso 4 euro, con 2 euro si può rientrare e visitare finché si vuole la mostra di San Giuseppe. Qui siamo nella piazza dell'enogastronomia, che è la principale novità di quest'anno, un'assoluta novità voluta da Monferrato Eventi, che quest'anno ha organizzato per la prima volta la mostra di San Giuseppe, che deve essere sicuramente l'anno del rilancio. E noi speriamo che lo sia, effettivamente da una piazzetta degli anni scorsi si è proprio trasformata in piazza, una piazza con 350 posti a sedere, alla quale invitiamo tutte le sere chi ci ascolta, chi ci vede, a venire a degustare, a pranzare, a cenare qui alla San Giuseppe, appunto in zona Cinelandia, per la fiera Casale Monferrato, 64esima edizione, fiera del rilancio, perché questa è la novità. E quindi noi già il fatto che da 104 espositori sia passato a 130 credo che sia già significativo in un momento di crisi come questo, in un momento di crisi anche delle campionarie, se vogliamo della stessa San Giuseppe, che aveva toccato i livelli più bassi negli scorsi anni. Poi tutte le sere abbiamo anche, tra l'altro, delle iniziative collaterali, proprio qui in un salone attiguo dentro al Palafiere, sport, musica e anche un convegno sulle energie rinnovabili, sport tra l'altro di grandissimo livello, due cinquantenari importantissimi, quello della vittoria del grandissimo Livio Berruti, medaglia d'oro 200 metri piani a Roma, 50 anni, 1900, Roma 60. E quindi con l'altro ci sarà anche Maurizio Randazzo, anche altro olimpionico, e poi il lunedì 15 serata ciclistica col per il cinquantenario della morte di Fausto Coppi, con importanti corridori ciclisti che come Franco Balbamion, che a Casale aveva preso la maglia rosa ai suoi tempi, la esporrà in quella serata e poi vinse quel Giro d'Italia, vinse il Giro d'Italia l'anno dopo. La mostra di San Giuseppe si dimostra un evento importante per Casale, soprattutto per il tessuto economico. Sicuramente questo è un momento importante, direi che la partecipazione massiccia da parte di tanti espositori, che hanno fatto aumentare circa il 30% il numero degli stessi, è un segno che la gente ci crede ancora, che desidera far vedere e presentare i propri prodotti. Noi siamo qui a promuoverli, come già abbiamo fatto nei momenti precedenti, in due eventi precedenti ravvicinati che ci sono stati poco tempo fa, quello di Golosaria e Barmera Meeting. Questo prosegue questo percorso di promozione del territorio, ma soprattutto promozione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio, che sono prodotti di eccellenza. Ecco, alla presentazione si è parlato molto anche di turismo, una sferzata importante verso la promozione del territorio, ma soprattutto per attirare nuovi visitatori. Sicuramente questo è il nostro obiettivo, perché Casale è un territorio che ha potenzialità enogastronomiche importanti, però non dimentichiamo che Casale è soprattutto anche una città d'arte, con monumenti, con chiese, con tutta una struttura artistica di richiamo che può sicuramente contribuire ad attrarre nel nostro territorio persone provenienti da tutte le parti. E sembra incredibile, ma la carriera del mitico regista di Mike Buongiorno, Mario Bianchi, è cominciata proprio qui dalla Fiera di Casale. Come dicevo prima, la Fiera di San Giuseppe, io ho iniziato tanti anni fa venendo a cercare dei clienti per fare dei film industriali. Allora eravamo chiaramente a livello di pellicola, non c'erano ancora le televisioni private, quindi era tutto un lavoro così, proprio un po' da cineamatore, insomma. Però è stata praticamente, sono stati i primi film che ho fatto di pubblicità, per reclamizzare appunto i prodotti. Ho detto prima, questo Glass Bongimar, che era questa botte che teneva il vino, eccetera. E quindi io sono venuto volentieri a questa, era tantissimi anni che non ci venivo più, perché cioè, credo forse più di 30, per cui mi ha fatto piacere. Adesso mi faccio un giro e mi vedo tutti gli stand, è un ricordo, insomma.